God is good. Dio è buono. And all the time? God is good. How are you today? Come state stamattina? Are you built up in faith? Siete edificate nella fede? You know, for some people it might be strange that we sing in tongues. Per alcune persone magari sembra un po' strano quando preghiamo in lingue. But that's a language that the Holy Spirit has given to the church in this age. Ma questa è una lingua che lo Spirito Santo ha dato alla chiesa in questa era. It's a spiritual language. È una lingua spirituale. It's not gibberish. Non è un parlare strano. It's not demonic. Non è demonico. But it's an act of faith. Ma è un atto di fede. Where you present your mouth. Quando tu presenti la tua bocca. And you allow the Holy Spirit to pray through you. E lasci la tua bocca che lo Spirito Santo la usi per pregare. And the Bible says that when we pray like that. E la Bibbia dice quando noi preghiamo così. Or when we sing like that. O quando cantiamo così. We pray to God. Stiamo pregando al Signore. We minister to God. Stiamo ministrando al Signore. So it's nothing strange. Quindi non è tanto strano. It's an act of faith like anything else. È un atto di fede così come facciamo altri atti di fede. Okay, today I have again opportunity to share from the Word of God. E questa mattina ho di nuovo l'opportunità di condividere la parola di Dio con voi. And today I'm going to talk about covenant. E questa mattina vorrei parlare del patto. First slide. That God is a God of covenant. Perché Dio è un Dio di patto. And actually, it's a blood covenant. E anzi è un patto di sangue. And today I'm going to talk about the covenant representative. E oggi vorrei parlare del rappresentante del patto. And our main text is from 1 Samuel 18 verses 1 to 4. E il testo principale è da 1 Samuele 18 da 1 a 4. And you know, a covenant is not like a contract. E sai, il patto non è come un contratto. A contract today in our days we do it. E questi giorni quando fai un contratto. So that we would describe there what are the responsibilities of each part. Facciamo quel contratto per descrivere un po' le responsabilità di ogni parte. And the consequences if one of the parts doesn't fulfill their responsibility. E anche le conseguenze se una parte non non fa le sue la sua parte. But a contract can be void can be cancelled. Ma un contratto può essere cancellato. And there are two main differences between a contract and a covenant. Ma ci sono due differenze molto grosse tra un contratto e un patto. First difference is that a covenant involves blood. Perché la prima differenza è che un patto, un'alleanza, coinvolge sangue. And it means that between two people, it means that whatever I am, everything I am. E vuol dire che tutto quello che io ho. It's yours. È tuo. And everything that you are and have. E tutto quello che tu hai it's e mine. Sei. It's mine. È mio. And it's sealed with blood usually. E anche fatto con sangue proprio. And the second difference is that a covenant is for life or forever. E l'altra differenza è che un patto è fatto per la vita, it's eterno. It's not for a month, for a few months, for non a few years. Non è per un mese o due o per un anno. It's forever. È per sempre. So these are the, for instance, marriage. Ma per esempio anche il matrimonio. It's a covenant. È un patto for life per la vita and involves blood. E coinvolge anche you all sangue. Know that, right? E sapete questo. And that's an example of the covenant. E questo è proprio un but esempio also, di patto. If we look in the Old Testament and throughout the Bible, ma se guardiamo anche nel Vecchio Testamento e tutta la Bibbia, there are also a few elements that are coming with the covenant. Ma ci sono anche degli elementi che arrivano con il patto quando I'm trying si fanno. To build the context for my message today. Vorrei proprio fare un contesto per il messaggio che oggi ho. So there are a few elements. One is the parties share their coats. Una parte, un elemento del patto è proprio quello che le parti del patto condividono i loro mantelli o i loro giubbotti, come sarebbe questi giorni. I give my coat to you and you give your coat to me. Io ti do mio mantello e tu mi dai il tuo. And that's a sign of influence and of authority, especially in the tribe or wherever you're representing. Ma questo è anche un segno di autorità.
in tribù o dove, dovunque tu eri. When I give you my coat, I give you my authority to you. Quando io ti do la mia, il mio mantello, ti do la mia autorità. A second element is exchange of arms. Ma la, il secondo elemento è proprio uno scambio di armi. We in the Bible they were exchanging a bow, a sword. In Bibbia si scambiavano la spada, l'arco. And that symbolized strength and the ability to defend myself. Ma questo vuol dire anche significa l'abilità di difendermi. So all my strength, all my ability. Quindi tutta la mia forza, tutta la mia abilità. It's in your service now. E adesso al tuo servizio. So when I make a covenant and I give my arms, I tell the other party. Quindi quando io faccio un patto e quando do le mie armi all'altra parte. That I will protect you. Questo vuol dire che io ti proteggerò. And the same for the other party. Ma anche l'altra parte dirà la stessa cosa. A third element is animals split in half. E la, il terzo elemento è proprio gli animali che erano divisi in due. And we see that with Abraham, God, when God made a covenant with Abraham. E vediamo questo esempio anche con Abramo quando Dio fece un patto con lui. They split the animal in half. He split the animal hanno in half. Proprio diviso l'animale in due. And allowed the blood to gather in the middle. E hanno lasciato che il sangue corra e si facesse una pozzanghera in and mezzo. And usually the parties will go in a in between the parts of animals. E infatti le due parti del patto andavano in una forma nel dove gli animali erano messi. In the form of eight. In una forma di otto. Like this. Like you would go like this. Così come fa lui. And then go around and go this. Quindi this andava way. Intorno agli, ai pezzi dell'animale morto. And that was the symbol of infinite. E quello era un simbolo lotto, un simbolo di infinito. Which means it's forever. E vuol dire è per sempre. And another element was stone cut. E l'altro elemento è proprio una pietra tagliata. They would cut their wrists. Si tagliavano il polso with a stone, con una pietra and then put their hands together like this, e poi si mettevano le mani insieme and put their blood together, e mettevano il sangue che and si mescolava that would symbolize a covenant. E quello vuol dire proprio un patto. And don't be afraid, we're not talking horror movies here, okay? Non stiamo parlando dei cose orribili. I see some of the faces, where are you going with this? E vedo alcune facce già, cosa stai, dove vai con questo? Calm down, okay? Calmatevi un attimo. Then we have the conditions of a covenant. Poi abbiamo le condizioni del patto. What do I oblige myself to do for you? Cosa mi obbligo a fare per te? And what are you obliging yourself to do for me? E cosa ti obblighi tu a fare per and me? And what is going to happen if one of us doesn't keep the covenant? E cosa succede se uno di noi non compie quello che dice? Three more elements. You will see it when you read the Bible. When you find an example, you remember this. Quando tu leggerai la Bibbia da oggi in poi vedrai questi elementi e così ti ricordi. There is also exchange of names. C'è anche uno scambio di nomi. When you get married. Quando ti sposi. Your wife usually takes the name of the husband. Di solito la moglie prende il nome del marito. No, in US the same, in America the same. Negli Stati Uniti si fa. In Africa, all over the world, it doesn't matter. Non importa. In the past, when I grew up, usually the wife took the name of the man. Nel passato di solito la moglie prendeva il cognome del marito. Now we are a little bit more emancipated. Adesso siamo un po' più emancipati. No. I'm not against this. It's something that it's in our society. È qualcosa che nella nostra società non sono in contro. And it's I don't have an issue with this. E non ho un problema con it questo. It was just an example. Era un esempio. And also when God made a covenant with Abraham. Ma anche quando Dio fece un patto con Abramo. We know that God changed Abram's name into Abraham. Vediamo c'è un cambio di nome quando Abram è stato cambiato in Abramo. So there is an exchange of names. Quindi c'è uno scambio di nomi. And also the parties would usually have a meal too when they made a covenant. E poi c'è l'altro elemento quando le parti del patto avevano proprio condividevano un pasto insieme. And interestingly enough, usually this meal consisted of bread and wine. Molto interessante, questo pasto era fatto di
pane e vino. I'm talking now also even a little bit outside the Bible, how people used to do covenants in the old days. Quello che sto parlando non solo di Bibbia, ma anche come si facevano I patti in passato. And why bread and wine? Because when the parties ate the bread. Perché pane e vino? Perché quando le persone mangiavano il pasto. It symbolizes that your life comes into me. Simboleggia proprio che la tua vita entra di me. And my life comes into you. Mia vita viene su di te. And the last one is they would set up a memorial. E l'ultimo elemento è proprio quello che loro facevano un monumento di memoria. It was either a pile of rocks. Magari era solo un pezzo di rocca, di pietra. Or they would give each other gifts of sheep, of animals. O magari scambiavano dei doni di pecore. So you don't find all these elements in all the covenants. Magari non trovi tutti questi elementi in tutti I patti fatti. But some of them are present in wherever there is a covenant. Ma questi elementi vedrai che ci sono presenti in vari patti della Bibbia. So why I'm talking about this? E perché parlo di questo? Because I want to talk today about two people that lived 1,000 years after Abraham. Vorrei parlare di qualcuno che ha vissuto 1,000 anni dopo che Abramo vive. And these two people were men descending from Abraham. Ma queste due persone erano discesi dalla linea di Abramo. And they were Jonathan. E questo era Jonathan. King Saul's son. Il figlio di re Saul. And David. E Davide, who became the king's general, che diventò il generale del re. And let's read the first slide, 1 Samuel 18, if you're ready with your Bibles, or I don't read just in English for the sake of time, but you have the Italian translation there. Per quelli che leggono in italiano, potete leggere 1 Samuel 18 whatever, da 1 a whatever 4. It's easier for you, just to get the word inside of you. Quindi qualsiasi cosa che è più facile per voi per far arrivare la parola. Now when he had finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Saul took him that day and would not let him go home to his father's house anymore. Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. And Jonathan took off the robe that was on him and gave it to David with his armor, even to his sword and his bow and his belt. Amen? So we see here, it's talking about David and Jonathan. Sta parlando qui di Jonathan e di Davide. They loved each other. Si sono amati, era un amore lì. And some people, crazy people, e alcune persone un po' have expressed that they were gay. Hanno espresso che magari erano gay, but erano that's not true. Però non è vero. And I'll tell you why. E ti dico perché. Because we think they were gay in our days. Pensiamo adesso che sono gay o omosessuali in questi giorni. Because our mind has changed, has got dirty. Perché la nostra mente è un po' pervertita. But in those times, they had the real friendship love. Avevano un amore di amicizia molto vero. They were best friends. Erano amici migliori. And because of that, they made a covenant. Ed è per questo che hanno fatto un patto. And have you noticed the elements of the covenant? E notate gli elementi del patto qui. Jonathan gave his robe, his influence. Jonathan ha dato il suo mantello. And wherever David went with that robe, e ovunque Davide andava con quel mantello, people knew that he's good friends with Jonathan. Le persone sapevano che era amico con Jonathan. People knew that David's word was Jonathan's word. Sapevano che la parola di Davide era la parola di Jonathan. And in those times, people knew the swords and to whom the swords belonged. E in quel tempo le persone sapevano a chi apparteneva certe spade. They had specific inscriptions. They avevano had proprio delle iscrizioni, delle forme sulle spade. So everybody knew which one is the sword, the bow, and the belt, and the armor of Jonathan. Quindi tutti quanti sapevano di chi erano la spada, l'arco e la cintura di Jonathan. So they did this covenant of friendship. Quindi hanno fatto questo patto questa alleanza di amicizia.
And Saul, King Saul, was so jealous on David. E il re Saul era così geloso di Davide. Tried to kill him so many times. Ha provato tantissime volte di ammazzarlo. But we see that David remained very loyal to King Saul. Ma vediamo che Davide è rimasto comunque molto leale al re David. But because King Saul was hunting David. Ma perché il re Saul stava proprio cercando di ammazzarlo. Everyone became aware that they were enemies. Tutti quanti erano proprio coscienti che erano nemici. And one day King Saul and Jonathan go to fight with the Philistines. E un giorno il re Saul e il Jonathan vanno a lottare con i Filistei. And both of them die that day. E tutti le entrambi sono morti. And we continue, we pick up the story, the same story in 2 Samuel verse 4, chapter 4 verse 4. E possiamo vedere anche dove continua la storia in 2 Samuele 4:4. And we see something interesting happening with the king's nephew. E vediamo qualcosa di molto interessante che succede con il nipote del re Saul. Mephibosheth. You know, in the past when a king died, se sapete, in passato quando una persona moriva, usually the people or the group that were looking for the throne, le persone guardavano di solito una persona che prendeva, era il successore al trono, would kill everyone from the last king's family. Quindi la persona che voleva prendere il trono uccideva tutti quelli che erano i successori al trono. So no one would have would be rightful to the throne. Quindi nessun altro non aveva più diritto ad avere from that family. Da quella famiglia che era prima famiglia reale. So let's read 2 Samuel. 2 Samuele 4:4. Jonathan, Saul's son, had a son who was lame in his feet. See, this guy was Jonathan's son. Questo era figlio di Jonathan. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it happened, as she made haste to flee, that he fell and became lame. His name was Mephibosheth. So we see that this Mephibosheth, così vediamo che questo Mephibosheth was already lame, was already era sick. Già zoppo, era ammalato. And it's kind of confusing there that what I think happened there. Quello che è successo lì sembra un po' confuso. That his lameness, il suo fatto di essere zoppo, might have been recoverable. Potrebbe essere una cosa che si potrebbe but recuperare. When they ran away and fell down, quando hanno provato di fuggire da he hurt his feet so bad that he remained lame for the for life. Si è fatto così male che adesso è rimasto zoppo per la vita. So we see them running because they were afraid that they would be killed. E quindi vediamo che Mephibosheth è la nutrice, l'ha preso perché avevano paura che fosse che la ammazzasse. I mean, what would you think if you lived in that time? Cosa penserete tu? Penseresti tu se eri in quel tempo? David is the most prominent figure to follow up with the throne. Davide è la persona più amata, più famosa per andare a prendere il trono. He's the big general. Lui è il generale. He killed thousands of Philistines while Saul killed the tens. Ha ucciso migliaia di filistesi e era proprio bravo anche nelle armi. And Saul hunted that guy. E Saulo è stato quello che andava proprio ad ammazzarlo. That means now David has the opportunity to kill everybody in Saul's family. Quindi Davide adesso ha l'opportunità di ammazzare tutti quelli che erano nella casa di Saul. So I'm in danger. That's what Mephibosheth thought. È proprio così che Mephibosheth stava pensando, sono in pericolo. And his nurse took him and they fled. La nutrice l'ha preso e sono scappati via. And you see that Mephibosheth grows in an environment. E vedi che Mephibosheth cresce proprio in un ambiente where he is always told all his life. He was probably he was 5 years old. Lui aveva 5 anni quando sono scappati da Davide. When he left. And he grows in an environment when he is told that he is lame because of David. Ma cresce in un ambiente dove è sempre stato detto che tu sei zoppo perché Davide ha provato di ammazzarti. Because they fled because of David, so that David would not wipe up all his family. Così invece che Davide ammazzasse tutta la famiglia, siamo scappati via e tu sei zoppo per questo. Of course, David was innocent, right? Ovviamente Davide era innocente. But because a lot of people knew that he was called by God. Ma perché tutte le persone sapevano che era chiamato. And that they were he was enemies with Saul. E lui era nemico con Saul. They were blaming him.
stavano mettendo la colpa a Davide. And probably Mephibosheth thought in his mind. E probabilmente Mephibosheth stava pensando. And I'm sure there were people around him telling him. E persone intorno a lui che gli dicevano. This kind of people, you don't have to search for them. Non devi cercare troppo per trovare quel tipo di persone. They are always there. Sono sempre lì. You should have been king. Tu dovevi essere il re. David took your spot. David ti ha preso il tuo posto. He took your throne. Lui ha preso il tuo trono. You deserve to hate him. Tu meriti di proprio odiarlo. He made you lame and he stole your throne. Ti ha preso il trono e ti ha lasciato zoppo. So he grows in that environment. Cresce in questo ambiente negativo. And now David installs himself as a king. E adesso Davide che si installa come il re. After Saul died. Dopo che Saul muore. David cleans up the mess after Saul. Davide proprio si mette tutto in posto dopo Saul. And now he is in his palace. Lui è nel suo palazzo. More relaxed, more più rilassato. Laid back. And now he's thinking, what is gonna take me to lead these people? E pensa magari cosa ci vorrà per poter guidare questo popolo. He was maybe shaving himself. Magari si stava rasando. And having a good time. E magari proprio si rilassava. And now the whole Israel united. E tutto l'Israele unito. Was under him. Era sotto di lui. It's a huge responsibility. È una responsabilità grande. What would you think first if you were King David? A cosa penseresti tu se fossi Davide? Think for a minute. Pensa solo un attimo. I am king now. Sono re adesso. I am president of United States. Sono il presidente degli Stati Uniti. I said United States. I don't know if you want to be what country you want to be president of. Non so di altro paese di chi vorresti or essere some other presidente country. O di un altro paese. What would you do first? Cosa just faresti think. Tu per primo? Just give it a thought. Oh, I'll buy now my magari mi compro qualcosa. The best car I'm a king. Sono un re. Mi compro una bella macchina. I have to travel in a limo. Devo proprio viaggiare in una limo. I need to have my personal driver. Devo avere il mio personale, l'autista personale. And no one would blame me. E nessuno mi può incolpare. I have to have a certain reputation. Devo avere proprio una reputazione. A certain watch. Un certo orologio. A certain suit. Un certo vestito. How can I improve the palace? Come posso migliorare il palazzo? That's usually what. Let's be honest here. Siamo onesti. E questo è cosa pensiamo, right? La prima cosa. But look what David thinks first. Ma guardate a cosa pensa Davide per primo. He remembered the covenant that he did with Jonathan. Lui si ricorda il patto che ha fatto con Jonathan. And let's pick up the story again in 2 Samuel chapter 9 verses 1 to 11. Andiamo di nuovo a 2 Samuele 9 da 1 a 11. It's a little small there. Next time I'll be more careful. But I'll read it and you listen. So now David said, well, while he was relaxed and doing his stuff in the mentre palace. Davide si rilassava, ha detto, is there still anyone who is left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, are you Ziba? He said, at your service. Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is lame in his feet. So the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, indeed he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lo-debar. Then King David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Amiel, from Lo-debar. Look here what David says. Is there anyone of King Saul's house? Guardate cosa dice Davide. C'è qualcuno dalla casa di Jonathan? That I may show the kindness of God. Che io possa mostrare la bontà di Dio. But why? Ma perché? Because of Jonathan's sake. Per l'amore di Jonathan. Because they had a covenant. Perché loro avevano un patto. And now we see, we'll continue reading the next slide. E guardiamo un attimo, leggendo ancora. Verse 6. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, I want to stop here. Imagine Mephibosheth, and then we'll read. Mephibosheth was in his house. Immaginatevi se Mephibosheth era nella sua casa. He was far away. Era molto lontano. He was doing his stuff. Faceva le sue cose. And all of a sudden he hears rumbling. E a un certo punto sente un rumore forte. And that rumbling grows and grows stronger. E
quel rumore si sente ancora di più e di più. And remember that Mephibosheth hated David. E ricordati, Mephibosheth stava odiando Davide. And he thought that David hated him. E lui pensava che Davide stava odiando lui. So he hears this rumor and sees that the king's guards comes after him. E lui vede le guardie del re che arrivano a casa sua. And he was now probably about 20 years old. E probabilmente aveva su una ventina di anni. He probably thought in his mind when he saw that. E quindi probabilmente ha pensato quando ha visto. So now David, you finally found me. Quindi Davide, mi hai proprio trovato adesso. You couldn't get over it. Non potevi proprio lasciarmi stare. You had to come for me and kill me. Dovevi venire proprio ad ammazzarmi. Even after all these years, you had to come for me. Anche se dopo tanti anni, you couldn't resist. Proprio dovevi venire e non potevi resistere. So that's the mentality that Mephibosheth had. Questo è la mentalità di Mephibosheth. And the son of Saul had come to David. Then now Mephibosheth comes to David. Adesso Mephibosheth viene a Davide. He fell on his face. Si prostrae. And prostrated himself. Then David said, Mephibosheth, and he answered, "Here is your servant." And Mephibosheth dice, "Ecco il tuo servo." So David said to him, he probably was trembling. He was on the ground. Imagine the king calls you and he calls you to kill you. Immaginatevi se lui ti chiama, il re ti chiama e sai che ti vuole ammazzare. So David said to him, e Davide gli disse, "Do not fear." Non temere. For I will surely show you kindness for Jonathan, your father's sake. Perché intendo usarti bontà per amore di Jonathan, tuo padre. And will restore to you all the land of Saul, your grandfather. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato, e tu mangerai. Can you imagine how much land Saul had? Ti immagini quante terre aveva Saul? I will restore to you all the land. Ti restituisco tutto, non solo un pezzo. All the land that your grandfather Saul had. Tutto quello che il tuo nonno Saul aveva. And you shall eat bread at my table continually. E tu mangerai per sempre alla mia mensa. Then he bowed himself and said, Mephibosheth si prostrò e ha detto, "What is your servant? Che cos'è il tuo servo? That you should look upon such a dead dog as I." Perché tu tenga conto di un cane morto come you me. Know what they did with the dead dog those days? Sai cosa facevano con un cane morto a quel tempo? They would throw it away at the garbage. Le potevano buttare via un. He was in fear. Lui aveva paura. What? Cosa? What for? You call me here for this? Tu mi hai chiamato per questo? Why would you look at me, a servant? Perché mi puoi guardare tu che sono un servo? I'm a nobody. Sono un nessuno. I'm the rightful heir to the throne, to your throne. Sì, sono l'erede al trono che tu Why stai Why would you adesso. Show me this kindness? Perché mi mostri questa bontà? And we continue. Next slide. Il prossimo. And the king called to Ziba, Saul's servant, and said to him. Allora il re chiamò Ziba, servo di Saul, e gli disse. I have given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house. Tutto ciò che apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io do al figlio del tuo signore. You therefore and your sons and your servants shall work the land for him. Tu dunque assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi lavorerai per lui la terra. And you shall bring in the harvest. E ne raccoglierai i prodotti. That your master's son may have food to eat. Affinché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare. But Mephibosheth, your master's son, ma Mephibosheth, figlio del tuo signore, shall eat bread at my table always. Mangerà sempre alla mia mensa. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. Or Ziba aveva 15 figli e 20 servi. Then Ziba said to the king, according to all that my lord the king has commanded his servant. E Ziba disse al re, il tuo servo farà tutto ciò che il re mio signore comanda. So will your servant do. Così al suo servo. As for Mephibosheth, said the king. Così Mephibosheth. He shall eat at my table like one of the king's sons. Mephibosheth mangerà alla mia mensa come un figlio di re. Imagine that. Immaginatevi questo. He restored all the land. Gli ha dato tutte le terre. He gave him how many people were there? 36 people to gli work. Gli ha dato 36 persone. To work the land for him. Per lavorare la terra per lui. So he gave him a business and he gave him people to take care of the business. Gli ha dato un affare, ma anche delle persone per lavorare per and lui. And to just bring the profit. E solo per portare profitto.
And that is not enough. E questo non è sufficiente. Mephibosheth, you'll not even need that. Mephibosheth, tu non avrai neanche bisogno di quello. Because you will always eat at my table. Perché tu mangerai sempre al mio tavolo, alla mia mensa. As one of the king's sons. Come un figlio di re. As one of the king's sons. Come un figlio di re. Now, why did I tell you all these things? Perché today? Ho fatto tutta questa storia? Because there's something I want us to see. This is an illustration. Perché questa è una illustrazione e vorrei vedere qualcosa. Of what happened between God, Christ, and us. Perché questa è una illustrazione bellissima di quello che ha fatto Dio, Gesù, e con King noi. King David is the image of God the Father. Il re Davide è proprio l'immagine del Padre Dio. Jonathan is the image of Jesus Christ. Jonathan è l'immagine di Gesù Cristo. King Saul started well. Il re Saulo ha iniziato bene. God would have chosen him to be the king. Dio avrebbe scelto il re Saulo per continuare il regno. But he ended bad. Però ha finito male. So he is the image of the world. Quindi lui è l'immagine del mondo. And we see that as David did a covenant with Jonathan. E vediamo così come Davide ha fatto un patto con Jonathan. God the Father did a covenant with Jesus Christ. Dio ha fatto un patto con Gesù Cristo. That Jesus Christ would come on the earth. Così Gesù Cristo venisse sulla terra. To die for people. Per morire per le persone. And not only that, Mephibosheth. Ma non solo, Mephibosheth. Is the image of us. È l'immagine di noi. Who were sinners. Che eravamo peccatori. We were fallen short of the glory of God. Eravamo caduti dalla gloria di Dio. We offended God. Noi abbiamo offeso we Dio. We became nobody. Noi siamo diventati un nessuno. We deserve to die. Noi meritiamo di morire. This was just for us to die. Questo era giusto per noi di morire. We were nobody. Eravamo nessuno. After we sinned. Dopo aver peccato. And if God would have left us to die in hell, e se Dio ci avesse lasciato morire in inferno, He would have remained just. Lui avrebbe rimasto giusto. Because He clearly said, "The day you sin," perché lui ha detto chiaramente, il giorno che tu morirai, you will surely die. Il giorno che tu peccherai, tu morirai. And Adam sinned. E Adamo ha so proprio because peccato. Of him we sinned. E perché grazie a Adamo noi abbiamo we peccato. We became empty of God's glory. Noi siamo diventati vuoti dalla grazia, dalla gloria and di Dio. And didn't deserve anything. E noi non meritiamo niente. But because of God's love. Ma per la grazia, per l'amore di Dio. Because of His love. Per il suo amore. He found a workaround. Lui ha trovato una via. He went to all these strengths. Lui è andato così lontano. To find a way. Per trovare una via. To bring us back in His glory. Per portarci insieme a Lui. Although we didn't deserve. Anche se non ce la meritiamo. And you know today we are Christians. Most of us we're in the family of God today. E la maggior parte siamo nella famiglia di Dio. But even after you come in the family of God. Ma anche dopo essere venuto nella famiglia di Dio. You know what the devil tries day and night to do? Sai cosa fa il diavolo giorno e notte? To make you think that God hates you. Per farti pensare che Dio ti sta odiando. That God is not on your side. Che Dio non è da tua parte. That you are on your own. Che sei da solo. He doesn't care. Che lui non si importa. If you notice through everything that happens in your life. Se ti noti tutto quello che ti succede in vita. The reason is to create that gap in your mind. È proprio di creare quel vuoto nella tua mente. That distance. Quella distanza. God the Father, He has His own business. Che Dio ha il suo affare lì. I have my own business. Io ho il mio affare qui. And I am so unholy. I don't deserve. Io sono così non santo che non mi merito nulla. I mean, who in his right mind would help me after I offend this even today, these days, this week? E chi nella sua mente giusta mi potrebbe aiutare io che sono ho peccato proprio oggi? So whenever you sin, still sin. Quindi anche quando tu pecchi oggi. The devil, that's his favorite thing. Il diavolo è proprio la sua cosa migliore e favorita. He comes and condemns you. Viene e ti condanna. Now you cannot expect anything from God. Adesso non ti puoi aspettare nulla da Dio. You broke your fellowship with God. Tu hai rotto la tua comunione con Dio. Don't even dare to come non andare neanche a chiedere qualcosa a Dio. And we listen to him. E noi l'ascoltiamo. We let days pass. Lasciamo giorni per passare. And then
Maybe e magari, a message or a worship time. Magari c'è un tempo di lode o un messaggio, un sermone. We muster enough courage to come. E abbiamo il coraggio proprio di andare. And cry as best as we can. E piangiamo al meglio che possiamo. To show God that we are really, really, really sorry. Per dimostrare a Dio che noi veramente, veramente siamo, ci dispiace. And the worst are repeated sins. The worst thing are repeated sins. E la cosa peggiore è proprio i peccati che si ripetono. Because you sin and then you ask for forgiveness. Tu pechi e poi chiedi perdono e poi c'è un giro. And most of the times, if you're a genuine Christian. E tantissime volte quando sei un cristiano vero, genuino. You don't sin because you want to. Non pechi perché lo vuoi fare. Because you have a new nature. Perché tu hai una natura nuova. And I tell you something. E ti dico una cosa. It's actually more difficult for you to sin than somebody without God. Perché è molto più difficile per te per peccare per a paragone di una persona che non ha Dio. Someone without a personal relationship with God. Perché una persona che non ha una relazione con Dio. Doesn't care. Non gli importa. He sins. Ha peccato. He doesn't have any regrets. Non ha alcun regretto, alcun. But you even because before you sin. Ma tu perché hai peccato? You have this fight here. Hai questa lotta qui. Faccio, ma non voglio farlo. C'è questa lotta. And you have that stress that e hai quel other stress people don't have it. Che altre persone non ce l'hanno. And sometimes you give in. E alcune volte ti comprometti e lo lasci fare. But God knows that your nature has changed. Ma Dio sa che la tua natura è cambiata. And that you don't, if you could, you wouldn't sin. You wouldn't perché do that. Se tu potessi, non l'avrei fatto. Non that's not fatto. An excuse for you to sin. Non è una scusa per peccare. But I'm telling you. Ma ti dico. That your nature has changed. La tua natura è cambiata. And now God only wants you to live out that nature. E Dio adesso vuole che tu vivi quella natura. And no matter how many times you fail. E no, non importa quante volte tu fallisca. He will give you grace to ti darà la grazia per vincere. That's why we have Romans 8:1. Ed è per questo che abbiamo Romani 8:1. Which says there is now no condemnation. Adesso non c'è alcuna condanna. For those who are in Christ Jesus. Per coloro che sono in Cristo Gesù. If we were holy and perfect. Se eravamo santi e perfetti. We wouldn't need that word. Non avremmo bisogno di quella parola. Why would you be condemned if you're holy? Perché avresti bisogno di perché saresti condannato se sei già santo? But it's because the devil comes with condemnation when ma you perché sin. Il diavolo viene con tutte le condanne quando tu that's pechi? Why Paul said, even then, Paolo dice anche in quel tempo. Remember this. Ricordati. You are not condemned because you are in Christ Jesus. Tu non sei più condannato perché sei adesso in Cristo Gesù. God no longer can accuse you. Dio non può più accusarti. Not because he has become soft with sin. Non perché lui è diventato un po' rilassato con il peccato. He is the same with sin. Lui è sempre lo stesso but con il peccato. But it's because the guilt of your sin for your whole life. Ma perché la colpa di tutti i tuoi peccati, di tutta la tua vita. Has been paid once and for all. È stata pagata una volta per sempre. In full. In pieno. You don't need to pay again. Non devi pagare di nuovo. By your cry. Con i tuoi pianto. By your efforts. Con i tuoi sforzi. God accusing you again or condemning you se again. Se Dio ti accusasse o ti condannasse di nuovo. Means that you it means double payment. Sarebbe un pagamento doppio. God accusing you Dio accusandoti is the same thing with God accusing Christ. È la stessa cosa come se lui accusasse Cristo. Because we are in Christ and Christ is in us. Perché noi siamo in Cristo e Cristo è in noi. And you know when this happened, this union, this covenant with Christ. E sai quando è successo questa comunione, questo patto con Cristo? You know the Last Supper. Sapete la cena del Signore? Before Jesus died. Prima che Gesù morisse, he said, I make a new covenant. Lui ha detto, faccio un nuovo patto. We take that very light. Lo prendiamo molto leggera così. But that's the reason. Ma questa è la ragione. Why God was able to substitute Christ's death with for our death. Ma è proprio questa la ragione per cui Dio ha potuto scambiare la morte di Gesù con la nostra because morte. Because Jesus Christ took a bread and wine. Perché Gesù ha preso il pane e il vino. And I make a new covenant with you. Io faccio un nuovo patto con te. And not only with you. Ma non solo con te. But with everyone that comes after you. Ma tutti coloro che vengono dopo di te that will believe in me.
che crederanno in me. If you read, you'll see for everyone after the disciples. E proprio dice nella Bibbia tutti coloro che verranno dopo. Covenant, quindi entriamo in un patto. And they ate the bread, drank the wine. Loro bevono il vino e il pane, lo mangiano. And that meant everything I am. E questo vuol dire tutto quello che io my sono, righteousness, Gesù. My la holiness, mia giustizia, la mia santità. It's yours now. È adesso tua. And everything you are. E tutto quello che tu sei. It's mine. È mio. And he took it to the cross. E lui l'ha preso alla and croce. When he went to the cross, e quando lui è andato alla croce, we went with him. Siamo andati con lui. And he is our representative. E lui è il rappresentante. And because of him, e grazie a lui, God the Father shows us kindness today. Dio ci mostra bontà. He is our eternal attorney. Lui è l'avvocato eterno. You know there's a verse who says that we have an advocate with the Father. Sapete che c'è un versetto che dice noi abbiamo un avvocato con il Padre. And I never understood properly that verse until someone explained it this way. Non ho capito bene quel versetto finché qualcuno me l'ha spiegato. No, when the Bible says that we have an advocate with the Father. Quando la Bibbia dice abbiamo un avvocato con il Padre. It means that that lawyer. Vuol dire che quell'avvocato. Was hired by the Father. È stato impiegato dal Padre. He's on the Father's side. Lui è da parte del Padre Dio. He hired the best lawyer for you. Lui ha impiegato il miglior and avvocato eternally per te. At the right hand of the Father. E lui è eternamente alla and parte when the di devil Dio. Comes and accuses you, e quando il diavolo you. Viene e ti accusa, Gesù, the lawyer comes. L'avvocato viene. I paid in full. Ho pagato in pieno. You have no right. Tu non hai alcun diritto. He is mine. Lui è mio. God respects even the devil. Dio rispetta anche il diavolo. He respects the free will of man. Lui rispetta la volontà libera del. He's a gentleman. Lui è un gentiluomo. That's why he did the things the way he did. Ed è per questo che lui ha fatto le cose come ha fatto. That's why Jesus died. Ed è per questo che Gesù morì. Because there was a need of blood and death. Perché era bisogno di una morte di sangue. To pay for sin. Per pagare per i peccati. That is God's decree. Questo è il decreto di Dio. He is God. Lui è Dio. And we'll probably understand more when we get to heaven why we needed death and blood e probabilmente capiremo ancora di più quando arriveremo nei cieli. Because a lot of people ask why do you need to die? Why do you need the blood? E tantissime persone chiedono ma perché devono morire? Perché c'è questo sangue? God is God. Dio è Dio. And you're not. E tu non sei. He created you. Lui ti ha creato. He sets the rules. Lui ha messo le regole. Yes, he gave you everything. He gave you free will. Sì, lui ti ha dato tutto. Ti ha dato la volontà libera. Even in Christ, he gave you everything. E in Cristo ti ha dato tutto. He didn't keep anything for himself. Lui non ha preso nulla per sé. He non gave you the Holy Spirit. Lui ti ha dato lo Spirito Santo. His most precious possession. La possessione, il dono più grande, più prezioso per lui. And I know that because Jesus at one time said. E Gesù a un certo punto ha detto. You can sin against me, I'll forgive you. Voi potete peccare contro di me, but vi perdono. You'll never be forgiven if you sin against the Holy ma Spirit. Voi non potete, non vi perdonerò mai se peccate contro lo Spirito Santo. Adesso non prendete paura. I'll tell you a secret. Vi dico un segreto. If you ever wonder or you are afraid that you might have offended the Holy Spirit. Se vi chiedete se avete peccato contro lo Spirito Santo e avete paura. It means you didn't. Vuol dire che non l'avete fatto. Because one who offended the Holy Spirit will never have any regret. Perché la persona che ha offeso lo Spirito Santo non avrà mai rimorsi. The regret that you have it's because the Holy Spirit. E il rimorso che tu hai è perché c'è lo Spirito Santo. And he gave us eternal life. E lui ti ha dato la vita eterna. Adam has immortality with conditions. Adam aveva l'immortalità con condizioni. We have immortality with no conditions. Noi abbiamo l'immortalità senza condizioni. Eternal life without conditions. Immortalità senza condizioni. Because Jesus Christ, our eternal life is in him. Perché la nostra vita eterna è in Gesù Cristo. He gave us righteousness. Ci ha dato la giustizia. He gave us power to overcome. La potenza di sconfiggere. He gave us the promise of a new heaven and a new earth. La promessa di un nuovo cielo e una nuova terra. What else
Cos'altro? What do you want from him? Cos'altro vorreste da lui? He has given us everything. Lui ci ha dato tutto. We just need to work out that salvation. Dobbiamo solo mostrare quella salvezza. And something interesting that that Jesus tells people. È una cosa molto interessante che Gesù dice alle you know, persone. Many times we have this impression that Jesus was more human. E alcune volte abbiamo questa impressione che Gesù era un po' più umano. And he was closer to us. È più vicino a noi. But God is more serious. Ma Dio è più serio. He is in heaven. Lui è in cielo. Yeah, Jesus felt with us the sin sì, and temptation. Gesù ha sentito con noi la tentazione e il peccato. But the Father didn't. Ma il Padre no. So when we have to deal with the Father, we must be careful. Quindi quando andiamo dal Padre possiamo troppo essere seri. You know what Jesus said in John 16:27? Sai cosa ha detto Giovanni 16 Gesù? He said this: For the Father himself loves you. Il Padre stesso infatti vi ama. Because you have loved me and have believed that I came forth from God. Poiché voi mi avete amato e avete creduto che sono progettato da Dio. It's not only me who loves you. Non sono solo io che vi amo. It's the Father himself that loves you. È il Padre stesso che vi ama. And the Holy Spirit. È lo Spirito Santo. They love us. Loro ci amano. He loves us. Lui ci ama. He calls us his beloved. Lui ci chiama i suoi amati. We are his most precious possession. Siamo la possessione più preziosa per lui. He is on our side. Lui è da nostra parte. No matter what you think, non importa quello che tu pensi. He is on your side. Lui è da tua parte. And yes, sometimes we may experience defeat. Sì, ci sono momenti che magari siamo sconfitti. Many times it seems that the devil has the upper hand. E magari vediamo che il diavolo ha proprio la forza e vince. And we don't receive the answers that we pray for. E magari non riceviamo le risposte che preghiamo. But that doesn't mean that God is not on your side. Ma questo non vuol dire che Dio non è da tua parte. And it doesn't mean that he made it that to happen. E non vuol dire che Dio ha fatto questo che succedesse a te. It means that he would give us grace to persevere. E vuol dire che ci dà la grazia per andare avanti. And next time to overcome. E la prossima volta di sconfiggere. Because Jesus has overcome the world. Perché Gesù ha sconfitto il mondo. He fulfilled the whole law. Lui ha compiuto l'intera legge. As a man. Come persona, not as a come God. Uomo, non come he Dio. He experienced temptation. Lui ha sperimentato the la worst tentazione. Kind. La tentazione più brutta. And he overcame even the physical laws of the world. E lui ha sconfitto anche le leggi naturali del and mondo. And he said, because I have overcome. E lui dice perché io ho sconfitto. And he wasn't a new creation. E lui non era una creazione nuova. He was as a man of the Old Testament. Lui era una persona del Vecchio Testamento. And he overcame. E lui ha sconfitto. Now we have more than that. Quindi noi abbiamo ancora di più. And we have this hope and sure faith that we will overcome. E noi abbiamo questa speranza e questa certezza che vinceremo. Overcoming means receiving answers to prayer. Vincere vuol dire ricevere risposte alla preghiera. Seeing negative opposing circumstances being subdued under your feet. Vedere circostanze negative che sono sottomesse ai tuoi piedi. Things that we have a right for. Cose che abbiamo diritto. Amen. Man. And one more last verse. One last verse in 1 Corinthians 1:9 says this. Da Primi Corinteni 1:9. God is faithful. Fedele Dio. By whom you were called into the fellowship of His Son. Dal quale siete stati chiamati. Jesus Christ our Lord. Alla comunione del suo figlio Gesù Cristo. You know what Signore. That word fellowship means? Sai cosa vuol dire quella comunione? Who watched Lord of the Rings? Chi ha visto il re dei anelli? Do you remember the ring? The fellowship of the ring. Avete notato la comunione dell'anello? What did it mean? Cosa vuol dire? It was a team of friendship. Era una squadra di amici. That all had the same purpose and revolved around the ring. Che avevano lo stesso scopo e rivolgeva tutto intorno a un anello. The fellowship of Jesus Christ. La comunione di Gesù Cristo. Means you are in His inner circle. Vuol dire che tu sei nel cerchio intimo you di are Gesù. In his friendship. Tu sei nella sua amicizia. You are his close mate. Tu sei l'amico vicino. You are one. Tu sei uno. And God himself called us into this friendship, into this fellowship. E lui stesso ci ha chiamato in questa amicizia, in questa comunione. And when something happens to us, we are in the fellowship with Jesus. E quando succede qualcosa noi siamo nell'amicizia, nella comunione. Older brother. Lui è il nostro fratello più grande. And we have been made sons and daughters of God. E siamo stati fatti figli e figlie di Dio. What an honor. Che onore. So now today in conclusion. E adesso in conclusione. For those of you who are and if you can I don't know, just play the guitar a little bit.
and I think the first channel they're down. In the end now. Adesso alla fine. For those who are in Christ Jesus. Per coloro che sono in Cristo for Gesù. Those who already have a relationship per with coloro Jesus. Che hanno già una relazione con Dio. Let's come in prayer before Him. Veniamo in preghiera oggi. And during this time, if you need to pray, like wherever you are. E adesso durante questo tempo se hai bisogno di preghiera. I want you to meditate on this. Stai meditando a questo. God the Father is on my side. Il Dio Padre è da mia parte. He wants to help me. Lui vuole aiutarmi. He is all for me. Lui è per me. He is for me. Lui è da parte mia. At least here, get that in your mind until you start feeling it. Anche se non lo senti. Feelings, pensa a questo. Feelings follow your speech and your thought life. Le emozioni ti seguono i tuoi pensieri e le tue parole. You might in the beginning because you're so used to this, you might not feel that he's on your side. E anche se non lo senti perché sei così abituato a questi sentimenti. But if you keep praying and thinking ma about se this, pensi a questo e meditando a questo, you'll start feeling it too. Lo sentirai anche. And that is what keeps you. Ed è questo strong. Che ti tiene forte. And those of you who are, we can close our eyes. E possiamo chiudere anche I nostri occhi. Those of you who are here. E coloro che sono qui. That maybe are not that serious and they have not come yet in a close personal relationship magari with Jesus. Magari non sono venuti mai in una relazione vicina con Dio. I invite you to talk to Jesus today. Ti invito a parlare con Gesù oggi. He is real. Lui è reale. And you can test him. Don't take my word for it. Non puoi provare, non prendere solo la mia parola. You talk to him. Tu parla a lui. And tell him, Father, if you're real. E digli, Padre, se sei reale. Reveal yourself to me. Rivelati. And let him work out in your heart. E lascialo che lui faccia il suo and lavoro if you are nella convinced, tua anima. If you are convinced and you want to be a part of God's family. E se tu sei convinto e vuoi far parte della famiglia di Dio. It's very simple. È molto semplice. Even a child can do it. Anche un figlio lo può fare, un bambino. It's saying, Father. E proprio dire, Padre. I realize today that I'm a sinner. Realizzo oggi che sono un peccatore. And that I offended you. E che ti ho offeso. And that I deserve to die. E che mi merito di morire. And I realize that Jesus died for me. E io realizzo che Gesù è morto per me. And today I wanna receive that death. E oggi voglio ricevere la sua morte. And I believe in Jesus. E io credo in Gesù. And I ask you, Jesus, to come into my heart. E io ti chiedo Gesù di venire nel mio cuore. And be the Lord of my life. Essere il Signore del mio cuore. If you do that prayer. E se tu fai quella and preghiera, forgive all my sins. E perdonami di tutti I peccati. If you do that prayer, se tu fai quella preghiera, in that second, in quel secondo, you'll maybe feel something or not. Magari senti qualcosa o no. It doesn't matter. In that non second, importa. In quel secondo, Jesus Christ comes into your heart. Gesù viene nella tua vita. And in that split second, in quell'attimo, you are transferred from the domain of darkness. Tu sei trasferito dal dominio di buio into the kingdom of light. Nel regno di luce. Which is invisible but it's real. Sì, è invisibile ma è molto reale. So all of us, let's pray. Quindi tutti quanti preghiamo. And let's worship God. Let's close this time with worshiping Him for who He is. Lodiamo e adoriamo il Signore adesso. Hallelujah.